A me piace molto leggere i punti di vista diversi dei miei, libri che sfidano le mie convenzioni, che partono da presupposti diversi e portano a conclusioni anche opposte a quelle mie. Ancora di più mi è piaciuto leggere questo libro di Francesco Costa, un bravissimo giornalista, che si intitola Frontiera. Questo libro è uscito da Mondadori, che appunto contraddice quello che io penso da un po', e che oramai siamo una cosa che non è molto singolare, molti la pensano esattamente come me, cioè che siamo alla vigilia di un grande declino americano, mentre invece Francesco Costa scrive questo libro per dire perché il XXI secolo sarà un nuovo secolo americano. Sono Pierluigi Battista e questo è Winston, la battaglia delle idee. Certamente, dice, c'è una storia che ascoltiamo da un po' di tempo, dice Costa, e descrive la più grande superpotenza del pianeta come in balia di un irrimediabile declino. Sì, in effetti questo penso, però invece se noi vediamo c'è gli Stati Uniti che hanno ampliato la forza lavoro come non era mai accaduto, che riducono le diseguaglianze, una rinascita industriale, grande investimento di sempre contro il cambiamento climatico, non hanno mai avuto così tante donne con un lavoro, insomma, diciamo una percezione completamente diversa. Questo libro è una miniera non solo di aneddoti, ma di storie che in qualche modo raccontano proprio l'ossatura antropologica dell'America, cioè c'è una grande curiosità negli occhi di Francesco Costa che spiega come forse sia un pregiudizio quello mio e quello di tante persone che considerano appunto il XXI secolo come il secolo invece del trionfo delle autocrazie e della fine dell'Occidente così come l'abbiamo conosciuto, che aveva gli Stati Uniti come pilastro. È probabilmente un pregiudizio, una paura, il terrore. Non so quale che sia questo motivo, però certo c'è una cosa su cui siamo d'accordo, e l'incattivimento, cioè la grande cattiveria che sembra aver preso la società americana, ma non solo la società americana, in questo possiamo rispecchiarci anche noi italiani. E c'è Francesco Costa che cita un passo di David Brooks, un analista molto bravo, dice: perché gli americani sono diventati così stronzi? Alcuni dicono che c'entra la tecnologia, i social media ci stanno facendo diventare matti, altri tirano in mezzo la sociologia, abbiamo abbandonato le nostre istituzioni collettive e comunitarie, viviamo sempre più soli e isolati, altri ancora parlano di demografia, oppure una questione di economia, che le diseguaglianze e le insicurezze lasciano le persone spaventate, alienate, pessimiste. Forse però la storia più importante, dice Brooks, citato da Costa, è che le persone non sono più addestrate a trattare gli altri con gentilezza e considerazione. Nessuno ce lo insegna. In una società sana esiste una rete di istituzioni, famiglie, scuole, gruppi religiosi, organizzazioni comunitarie, posti di lavoro, che aiuta a trasformare le persone in cittadini gentili e responsabili, il tipo di persone che si sostengono a vicenda. Viviamo in una società pessima nella formazione morale. Ecco, io penso che questo passo citato da Costa sia un po' la chiave di quello che sta accadendo nelle società occidentali, cioè da un pieno di organizzazione sociale, qualche volta anche soffocante, da una rete di gruppi e di associazioni che non tenevano l'individuo completamente isolato, invece si è passato in un mondo in cui l'unico rapporto con l'universo, l'unico rapporto con la società e con gli altri spesso avviene soltanto attraverso una tastiera. Ecco, questo grande cambiamento che ci sta incattivendo un po' tutti, questo è forse una cosa che unisce quelli che come me pensano che siamo alla vigilia di un grande declino e chi invece pensa che anche il XXI secolo sarà un secolo americano, certamente un secolo di imbruttimento, anche se vogliamo dir così, e di incattivimento che non ci aspettavamo fino ad oggi. Winston di Pierluigi Battista.
Una produzione One Podcast.